Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti, on the road, Fiat Punto 1002 Fire, motore sostituito, carica di legna. Ringrazio il mio amico Andrea, che è un signore da cui vado regolarmente a fare un immenso giardino, perché mi sta regalando tutta la legna delle piante abbattute. Questo è il tipico detto, no? Cioè, il destino ti aiuta se tu ti aiuti. Quando la gente prega e sta lì ferma a non fare un cazzo, io invece mi alzo, mi spacco il culo, faccio il giardino, mi spacco il culo a caricarmi la legna mi arriva, ma te la devi guadagnare e te la devi anche portare. Per chi non mi conosce, vi invito ad andare sul sito www.pietrobisanti.it. Mi occupo di consulenze legali a 360 gradi, opero in tutti gli ambiti ove la legge non riservi tale materia all'assistenza di un difensore iscritto all'albo. Se volete una consulenza legale o igienista umana o igienista animale, dove in queste due consulenze vi spiego dal mio punto di vista cosa significhi rimanere in salute sia per gli uomini che per gli animali domestici e soprattutto come alimentare correttamente un animale domestico, non chiedetemi consulenze mediche o veterinarie perché non ve le faccio. info@pietrobisanti.it oppure WhatsApp 340-788-1174. Nella sezione libri potete acquistare il mio libro Assassini in pillola, la psichiatria moderna vista con gli occhi di un carabiniere, 192 pagine che smontano l'ideologia della branca della medicina in assoluto più malata del mondo, la moderna psichiatria, oppure La potenza del corpo umano, al gorilla non serve una lara per vivere in salute, primo manuale igienismo sul campo, che è il mio libro sulla, dove vi spiego tutto quello che ho imparato sulla salute e sull'alimentazione, ma non solo. Due libri stupendi, abbiate pazienza chi ha già ordinato e pagato La potenza del corpo umano, il libro è finito, è in fase di stampa, ci vorrà ancora un attimo, pazientate che ne varrà la pena. Comunque sono entrambi ordinabili, libri a libri@pietrobisanti.it. Nel mio sito trovate anche il calendario delle giornate igienistiche che devo aggiornare, che sono degli incontri meravigliosi che si svolgono con il sottoscritto, dove vi spiegherò dal mio punto di vista cosa significa rimanere in salute e difendersi legalmente in questo mondo sempre più marcio. Prossima data 9 giugno, Roma. Per informazioni e prenotazioni, giornate igieniste, @pietrobisanti.it. Ho detto tutto? Sì. Ed ora a bomba! Allora, parliamo un po' dell'attentato, o meglio, del presunto attentato al presidente iraniano, che da voci e da notizie del telegiornale sarebbe deceduto, assieme al ministro degli esteri, assieme a generali, guardie del corpo e tutto il resto. Allora, che ragionamenti mi vengono da fare? Adesso naturalmente la controinformazione si scatenerà in 10 milioni di ipotesi, non solo ipotesi, tutti cominceranno e cominceranno a dire gli americani, la CIA, questo e altro, gli equilibri del mondo. Io invece voglio fare un discorso molto, 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 molto più terra-terra, memore di uno dei due video che vi ho fatto ieri sulla Smart Brabus. Ma a voi che cazzo vi cambia? Fatemi un po' capire, a voi che cazzo vi cambia della morte del presidente iraniano? Partiamo dal concetto che sia morto in un evento fortuito, casuale, va bene, pace all'anima sua. Se è morto per un attentato, e lo ritengo molto che sia molto più plausibile che abbiano deciso di farlo fuori, molti possono dire per l'attacco a Israele, potete dire 10 milioni di cose, ma voi che cazzo ne sapete di geopolitica? Che cazzo ne so io di geopolitica? Che cazzo ne so io delle riunioni massoniche che fanno chi governa il mondo? Ma che cazzo ne sappiamo? Non sappiamo niente. A volte non sappiamo neanche quello che succede nel nostro vicinato e siamo qui a pensare di poter anche solo lontanamente ipotizzare cose di cui non abbiamo nessuna contezza. Ma ipotizziamo che sia morto in un attentato.
Ma a voi che cazzo vi cambia? Non sarà nel primo, nell'ultimo leader morto in un attentato. E in soldoni, a voi domani mattina, anzi fra un minuto, che cosa vi cambia? Siete alzate, siete a fare la spesa, siete tornati a casa e il marito o la moglie scassacoglioni sono sempre lì. Non è che se ne vanno e la vostra vita magicamente diventa migliore se non ammazzano il presidente dell'Iran. Molti geograficamente non sanno neanche dove cazzo sia l'Iran. Capite? Adesso cosa succede? Ne parleranno i giornali, morto un papa, se ne farà un altro. Perché è questo quello che accade. Voi dovete comprendere una cosa, ora et per tutte, che non tutto quello che vi circonda, non tutto quello che accade vi può influenzare la vostra vita. Che minchia ve ne frega? Come può la morte del presidente iraniano influenzare la vostra vita? Non la influenzerà mai, influenzerà delle dinamiche di altri paesi. E anche lì, anche nelle dinamiche di quei paesi, bisogna capire se le persone verranno, quali persone verranno direttamente colpite da tutto questo. Il mondo, che vi piaccia o non vi piaccia, è così. L'altro giorno hanno cercato di ammazzare il presidente della Slovacchia. Certo, tutti possono dire per le sue posizioni antivacciniste, certamente, ed è riconducibile a quello. Stai sul cazzo un po' come Buonanno, no? Come Buonanno, quello della Lega, è stato fatto fuori. Stai sul cazzo, ti fanno fuori. O comunque diventi pericoloso, ti fanno fuori. Ma la mia domanda è, a voi cosa vi cambia? Che vi cambia? Come ho detto prima, magari passerete la giornata a preoccuparvi, oddio hanno ammazzato quello, allora adesso la bomba atomica faranno, allora infatti sono due, se tirano la bomba atomica e moriamo tutti, non ve ne accorgerete nemmeno. Se non la tirano, io sto girando per le strade dell'Oltrepò Pavese anche oggi con la macchina carica di legna e mi sto facendo i cazzi miei. E non posso entrare in dinamiche che sono anni luce lontane da me, che io anche volendo non posso né capire né tantomeno risolvere. Ma io anche oggi sono andato a fare la spesa e mi sto prendendo cura della mia salute. Perché alla fine, se il presidente iraniano muore e a voi vi diagnosticano un cancro, se prima non ve ne fotteva un cazzo, figuratevi adesso. Si continua a occuparsi di problemi che sono anni luce lontano da noi e che mai e poi mai ci tangeranno, ci toccheranno. Mentre continuate imperterriti a non voler affrontare quelli che sono i problemi della vostra vita. Famiglie di merda, lavori di merda, salute di merda, tutto di merda. Ogni tanto vi lascio con questo quesito, io mi chiedo, ma in un mondo dove non esistessero tamponi, mascherine, o non fossero esistiti, o comunque non continuasse per esempio a rompere i coglioni su queste cose, ma in generale in un mondo dove tutto va bene, dove tutto andasse bene, non solo i vari incontro informatori, no, che ormai vivono solo per quello, ma in generale tutti voi, di che cazzo avreste da parlare? Io so cosa succederebbe, vi dovreste trovare un modo e comunque un nemico immaginario da combattere, perché tutta questa gente che perde il tempo, e ricordo anch'io, io stesso quando ho fatto le mie battaglie nell'arma dei carabinieri che mi sono costate procedimenti penali, disciplinari, la mia domanda è, chi cazzo era il mio nemico? Probabilmente me stesso.
non ho risolto niente, non risolverò niente, perché gli equilibri del mondo non si risolvono certo così. E allora mi chiedo, se voi non aveste da combattere per tampone, mascherini, se non aveste, no, da continuare imperterrito a parlare dalla mattina alla sera, no? Queste sono le notizie, come la morte del presidente iraniano, sono dei miracoli per i controinformatori, che potranno sedersi e continuare a parlare, spillare soldi, parlare, parlare, spillare soldi. E io mi chiedo quindi, in una vita, in un mondo dove queste cose non accadessero, che cazzo fareste? Come cazzo riempireste la vostra giornata di merda la mattina alla sera? Ve lo dico io, trovereste, come ho detto prima, un altro nemico immaginario. Prima... Vabbè, questo è quello che accade. Perché nell'indole umana non trovare mai pace. Mentre in realtà avete fatto bingo quando la mattina vi alzate. È morto il presidente iraniano. Bene, chi se ne frega. Non sono morto io. Certo che rifletto, certo che ragiono. Ma mi rendo anche conto che questa è la vita. Continueranno ad ammazzarsi l'uno con l'altro in nome di un potere che loro vogliono e di cui a me non me ne frega un cazzo, e io continuo a vivere la mia vita e reagisco anche pesantemente se qualcuno viene a rompermi il cazzo, come dovreste fare tutti voi. Sono curioso di sapere cosa ne pensate nei commenti. Occhi aperti, perché il mondo è un postaccio. Avanti così.